E a quel punto riuscite effettivamente ad entrare nella struttura. E fatti i primi passi all'interno di tutto questo, vi rendete conto che non è solo un'impressione il fatto che la cosa sia storta, perché lo è veramente. Nel senso che tutti i riferimenti interni che voi avete, pavimento, pareti, oggetti, strutture, sono tutti storti rispetto, diciamo, alla gravità del mondo. È tutto storto di circa una trentina di gradi, il che rende abbastanza difficile muoversi e camminare, perché quello che sarebbe un corridoio, diciamo, normale e dritto diventa una superficie inclinata, uno scivolo mortale, del quale, insomma, un passo falso può essere effettivamente molto dannoso. Immaginatevi quindi, ogni volta che poi faremo una descrizione, cose del genere, che tutto sia storto rispetto a come voi state dritti sui vostri piedi. Questo vi dà un problema a muovervi, nel senso che per muovervi all'interno della struttura è richiesto un tiro di agilità a difficoltà 2. Per muovervi, nel senso, per fare qualcosa di complicato come combattere, correre, cose del genere. Ok. Io una volta che siamo tutti su, e visto che stiamo entrando in una struttura veramente scura, giusto? E che è notte, dunque. Ovviamente. Passo ai miei due compagni, a me non serve perché ci vedo nel buio, ci passo ciascuno un minor glow globe che dura per un'ora e fluttua. Fondamentalmente sono queste palle blu, ok? Di Synth. E gli dico, Rui. Fake propone di usarne uno alla volta, sai, per raddoppiare la durata. Fate voi, avete voi bisogno di luce e se ne va nell'oscurità. Ok, adesso. E non so se vogliamo tenere, cioè, anzi, probabilmente vogliamo tenere Giannos a chiudere le fila. Visto che Fake è la parte soffice del gruppo. Vuoi andare avanti, già non so. Come preferite. Facciamo andare avanti col Glow Globe, e che so, poi io chiudo la fila di nascosto, magari al buio, e in mezzo c'è Fake. Cosa ne dite? Ok, intanto proseguiamo così. Perfetto. Ti faccio una domanda, Master. La pavimentazione così inclinata di questa struttura è di quella specie di legno grigio? No, allora, tutta la struttura è fatta di quello che potrebbe essere un qualche tipo di metallo tiepido al tocco. Ci do un'occhiata così in maniera casual se trovo quel legno grigio qui dentro, perché sembra che tutto quello che usano qui viene da questa struttura, in un modo o nell'altro. Ok, beh, al primo colpo d'occhio no, non vedi assolutamente niente fatto di legno di fungo. E nel caso ci fosse, te lo dirò esplicitamente visto che stai cercando quello. Cominciate a camminare in questa struttura con a volte il dubbio se state camminando in un luogo che è fatto per quello oppure siete finiti in un qualche tipo di intercapedine oppure semplicemente un qualche tipo di strano ambiente che non era destinato ad essere visitato. Non avete neanche idea effettivamente di cosa fosse questa struttura e se fosse mai stata una struttura fatta per accogliere qualcosa di vivo. O forse era semplicemente un qualche tipo di enorme macchinario ciclopico fatto per essere del tutto autonomo. Fatto sta che c'è da dire che almeno trovate quello che voi interpretate come dei corridoi, come delle stanze, delle aperture. Spesso vi trovate a muovervi in fianco a enormi tubi o strutture cristalline in materiale trasparente dentro il quale sembra ogni tanto comparire un qualche tipo di debole luce o qualche movimento.
e in qualche modo cominciate ad esplorare questo tipo di struttura. Immagino che Oden abbia alla mano la mappa per cercare di tracciare di volta in volta la sua posizione verso quello più vicino, diciamo, dei punti di vostra destinazione. Sì, e quando lo faccio probabilmente illumino un attimo il posto, effettivamente. Ok, allora, meccanicamente per raggiungere il posto, ti serviranno 4 risultati di difficoltà 3. Ok, dunque, la mappa me lo consideri come un asset o è proprio per leggere la mappa stessa? No, beh, diciamo che la difficoltà è legare la mappa all'ambiente, insomma, senza la mappa non esisterebbe neanche la sfida, no? Nel senso che la mappa pone il traguardo, dice che tu devi arrivare lì. La difficoltà è appunto riuscire, visto che la mappa, ripeto, non indica dove siete voi, tu devi in qualche modo capire la tua posizione, in base a come muovendoti, si spostano i puntini e cose del genere. Ok, beh, allora uso semplicemente Finding Your Way, ok, e basta. E magari, non so, la luce, ma la consideri come un asset, visto, vabbè, io ci vedo anche senza No, tu ci queste cazzate. vedi indifferentemente con o senza. Il fatto di fallire a tutti gli effetti semplicemente ti fa perdere tempo. Ok, ho capito. Non è in sé per sé, vuol dire che non fai significativi progressi per quel Sì. giro. Abbiamo anche solo 2 ore di luce, fondamentalmente, e abbiamo 3 altri posti da visitare, dunque direi di darci una mossa, effettivamente. Dai. Dunque, allora, ho uno di skill e tiro così, vediamo se succede. Sì. Ho fatto un 20. Mi Bam! permette di saltare o gli altri 2 tiri o uno, semplicemente? Ok, allora te lo conto come 2 tiri e Ok. ti do un asset sul prossimo, quindi semplicemente è Perfetto. perché non puoi, non te li do tutti e tre, nel senso che comunque è un posto abbastanza distante. Diciamo che riesci a Comunque trovare dico. delle fantastiche scorciatoie, magari dimmi tu. Sì, dico, ah sì, ma quel cristallo, quella struttura cristallina è così, ma qui c'è una specie di, cioè sembra sull'esterno della struttura comunque essere rispecchiato, ah qui c'è una simmetria, e poi sì, troviamo una scorciatoia magari. Ok, E tiro prossimo. aspetta, Sì? prima di andare avanti ti dico un po' cosa è successo. Tiro un po' di cose a caso io. Ok, ah, sempre bello. Ok, Oh cazzo, adesso ho 15 o 6, sì. vabbè, Mondo insomma. sbagliato per gli ossessi, comunque. Ah, già, giusto. Tipo, no, Vercelli no. Non di nuovo. Dai, la cosa più vicina Allora, sarebbe. aspetta, lo so, il primo tiro è quanta gente esce, il secondo tiro è quante armi hanno in mano, il terzo tiro è un 1, quindi è probabilmente tipo quante teste sparano laser. No, adesso troviamo un altro Abacus, dai. Cosa avete Allora, se? attraversate una serie di appunto corridoi e cose del genere, fino ad arrivare a una zona che via via è più calda, non ancora calda da essere per voi dannosa, però abbastanza da cominciare a farvi sudare, a cominciare a tagliarvi un po' il fiato. Immaginate di essere in un ambiente a 38 gradi costanti. Con quel metallo che da tiepido al tatto comincia a essere effettivamente caldo ad ogni passo. Sentite che attraverso la suola delle scarpe questo calore si fa assolutamente fastidioso, vi mette ben lontani dall'essere comodo, dall'essere a vostro agio. State camminando in questi corridoi. Quando a un certo punto vedete via via sulle pareti, queste pareti calde, cominciare a comparire della muffa,
un qualche tipo di materiale spugnoso che vi ricorda vagamente i funghi della foresta. Però ovviamente i colori sembrano un po' più smorti, un po' più miseri. Ma sembra un posto dove sono stati fatti crescere e poi si sono espansi a creare quella foresta di funghi o sembrano crescere qui a casaccio? Qui no, sembrano crescere a casaccio, sembra che in qualche modo stiano colonizzando questo tipo di ambienti, questo tipo di stanze. Nell'attraversare questo ambiente ti rendi conto che c'è un qualche tipo di interfaccia, un pannello probabilmente penzolante che lascia intravedere della tecnologia oltre a quello. Ti fai l'idea che se volessi provare a cercare qualcosa si potrebbe tirar su da lì? Cercare qualcosa nel senso di renderci il viaggio più semplice. Voglio capire cosa fa sto pannello. Scusate, cioè, non sono solo la guida, ma sono anche quello dei Numenera. Dunque, scusatemi se sto. No, assolutamente. Fake invece è contento e ti chiede, per favore, fa che sia l'aria condizionata. Sì, posso riacclimatizzare questo posto per renderlo un pochino più Ok, fammi un tiro di Numenera viaggiabile. per provare a capire questo pannello cos'è, come funziona. Nel frattempo siete circondati da questi funghi microscopici rispetto a quelli della foresta, diciamo. Posso dargli un asset se sto zitto? Dai, ho una skill di 2, dunque ho fatto un 18. Wow, i tiri incredibili. Dunque ho passato 18, però poi più 2, dunque una sfida di cos'è? 8. 6, sì, 7, 8, sì. Ok, allora, beh, trovi che questo pannello in realtà, per quanto sia piccolo e marginale, sicuramente periferico rispetto alla struttura principale, ti permette di avere accesso ad un sacco di informazioni. E innanzitutto riesci a tu volevi riclimatizzare questa parte e sì, ce la fai, in qualche modo attivi del movimento d'aria e quindi venite a un certo punto investiti da un flusso d'aria, anche forse un po' troppo intenso, quindi un vento insistente, che però almeno è fresco, probabilmente viene da fuori. In secondo luogo, visto anche la difficoltà che hai fatto, considera di avere la mappa di questo quadrante della struttura. Quindi una mappa dei principali passaggi e vicoli che la compongono. Io, giusto per, ok, non è stato un critico, però ti faccio una domanda. Visto che la struttura è una, ok, Sì? da qui riesco a recuperare anche le mappe degli altri 3 punti o no? Sì. Ok, e ti faccio un'altra domanda. Riesco a caricarle sulla mappa che già c'è? Cioè, riesco a interfacciare queste cose? Sembra tecnologia che viene da qui, visto che sto avendo a che fare con un'interfaccia. Non sembra assolutamente lo stesso tipo di tecnologia, però puoi comunque provarci a, come dire, caricare sulla mappa che ti ha dato Quannon questo tipo di informazioni in modo da avere effettivamente sia la destinazione che anche la struttura. Fatemi Sì, lo voglio fare. Lo voglio nel fare. frattempo un tiro di Might. Ok. Lo faccio liscio. Che schifo. E defense, scusa, ho fatto uno. Defensa, sì. Vabbè, avrei. Mai Oddio. 18 per fake, incredibile. Ok, perfetto. Chi ha sbagliato una difficoltà 3, mi tiri un dado da 6. Beh, Ok. tu hai. Tu? Mi dai come effetto minore che Oden non muore? Sì, ok. Tu Oden non sa neanche tirarlo perché tanto è un intrusion. Ho fatto un 6 comunque, però vabbè. Ah, che culo! Ok, beh, Janos, tu sei abbastanza fortunato. Semplicemente cominci a essere felice, stranamente felice, in estasi. A un Oh. certo punto ti intrippi con sto posto e vedete che Janos sta dondolando da un piede destro al piede sinistro, canticchiando un qualche tipo di motivetto fastidioso, con gli occhi persi nel nulla.
Ok, questo è inquietante. Effettivamente questa sia brutta. Questa tortura di 2 metri che... E poi ritorno. Antonio, siamo già in horror mode? No. No, perché vedere Janos così... È una brutta cosa, ma... A un certo punto, viceversa, Oden, tu sbarelli. Di colpo... senza un buon motivo, ti monta su una rabbia, un'ira, un qualcosa di violento contro tutto e tutti, e succede questo. Stavi tentando di connettere la mappa con il sistema, e semplicemente prendi la mappa che hai in mano, la schianti per terra e attacchi uno dei tuoi compagni. Oddio. Ce n'è uno felice e l'altro inorridito. Ti dico una cosa: l'altro è proprio incazzato brutto. Quello inorridito sono io. Ah, sì, ok, perfetto. Janos, ti voglio bene, però visto che stai canticchiando e io mi sono incazzato, come ti attacco? Ti attacco con un Void Matter Blast. Ok, e che cazzo, è tanto per stare tranquilli, eh. Esatto, cioè perché è la cosa, divento super ombroso e ti attacco con un Void Matter Blast, ed è praticamente una specie di colpo che spara nella tua direzione, e per dire non ti tocco, dunque non colpisci automaticamente, devo comunque... Tieni conto che con la scusa che Janos è in estasi, è indifeso fondamentalmente. Ah ok, non devo fare il tiro? Quindi non ti serve fare il tiro, o meglio tira, giusto per vedere se fai danni in più. Sì. Adesso 20 naturale, sembra sprecare, no? E sono 3 danni shadow, ok? E per dire, a livello meccanico non ti sei infettato, quello viene più in avanti con le mie abilità, però insomma... Io ho armatura 4, conta oppure no? No, ignora l'armatura. Fanculo. È un attacco di materia oscura che non esiste. Vedi questa oscurità che sembra mangiare tutto, che ti si avvicina in maniera così rapida da Oden, che la sembra lanciare in maniera rabbiosa. Io lo guardo. E forse ti passa, perché fondamentalmente è come una fitta di freddo, ok? Adesso potete rifarmi un tiro di difesa di vigore. Stavolta ci spendiamo un might, un punto a difficoltà 3. E faccio Zephyr, cazzo canti. Vabbè. Che cazzo lo spendo a fare a fanculo. Ci spendo un XP. Era livello 3, giusto, la difficoltà. Oh, e la sbagli già, non so. Non me frega un cazzo, questa è una questione di principio adesso. Oh. Bada boom. Sì. Io per fortuna avevo My Defense. Lo devo fare anch'io il tiro di Might? No, tu l'hai passato. Ok. Quindi adesso è per vedere loro quando escono dall'effetto che hanno. Ok, per un attimo Janos, tu continui a rimanere intorpidito in uno stato mentale che non è il tuo, dopodiché probabilmente ti si attiva nella parte meccanica un qualche tipo di difesa di emergenza che ti fa la filtratura del sangue. E ti rimetti in ordine e ti rendi conto che Oden ti ha attaccato, e tu Oden nel frattempo ritrovi un attimo il tuo equilibrio. Questo pezzo di botte! E si guarda la mano sguantata, e si rimette il guante e fa: non mi è mai successo fino adesso. E sullo sfondo della mano guantata vedi i pezzi della mappa. E tanto disappunto sul volto di Fake, che dice: signori, so che è stato un viaggio molto intenso per tutti noi, mi fa piacere, per carità, Janos, che tu sia felice, ci sta, ok, a un certo punto dovremo imparare da te. Oden, davvero scusaci. Lo so che ti stiamo facendo fare tutto a te. Ci dispiace davvero, però sai, cioè, sei tu quello che ne sa. Sei tu il migliore qui, sei tu, tipo motivational. Oden gli viene un po' un dubbio, perché fondamentalmente lui ne sa qualcosina di Numenera, appena ha manipolato Numenera, e fa: qui è meglio non toccare niente.
E sai, tipo Fake, sai, vuole un po' mediare e dice: guarda, so che io qua dentro sono quello più inutile, perché ehi, non posso parlare ai muri, quindi però posso darti una mano, dai. Se tu rimetti a posto quella mappa lì, io posso fare qualcosa per quel pannello. E quello che vorrei fare, Antonio, praticamente, su questo pannello c'è questa mappa, praticamente c'è questa planimetria di questo settore, sì. Ed è quello praticamente di ricreare nella mia mano, con una mia illusione, la mappa che vedo lì nel pannello. Fantastico, ok. Sì. In modo da potermela portare dietro. E poi Oden, se riesce a mettere a posto quella che già avevamo, può fare può farsi i suoi calcoli, per dire. Certo. Allora, nel frattempo comunque l'aria si fa più libera man mano che effettivamente questo vento spazza via, e vi rendete conto che quando è stato attivato il vento, per un attimo si è mossa come una polvere da quelli che sono i funghi del condotto, che adesso però qualche istante dopo scompare, e nel momento in cui effettivamente non c'è più vi ritrovate a respirare meglio, come quando siete in una stanza con l'aria pesante. Non ve ne rendete conto subito, ve ne rendete conto solo quando uscite e vi rendete conto che adesso effettivamente respirate meglio. Era polvere di Cypher? No, era polvere di fungo. Peggio, con i scorsi funghi ci perseguitano. Sì, io credo di avere un serio problema con i funghi. Comunque, Oden, ti darò un pugno, sappilo. Tienilo in serbo magari per più in avanti, che forse tra un po' ti potrai sfogare su qualcuno o qualcosa, che non sia io, spero. Vabbè. E cerco di rimettere insieme la mappa, un po' sconsolato. Ok, e visto che è un intrusion, la mappa te la do per persa, devi andare a memoria. Il bello che te l'ho detto che, certo, un paio Oden di volte, ci proverà, perché sì. Ovviamente no, ci prova, nel senso un paio di volte ti ho detto cerchiamo di memorizzare la mappa, perché sì, sì. Certo. Dunque, spero che ve la ricordate, perché il nord è in riga di là, perché è recuperabile a tipo sud-est. Quella sulla console, da quanto ho capito, è ancora guardabile, giusto? Certo. Beh, dunque, fondamentalmente qui siamo, dobbiamo solo ricordarci... La destinazione? La destinazione. E dunque devo rifare l'ultimo tiro, perché non ho la mappa, giusto? Allora, esattamente, l'ultimo tiro adesso, visto che devi andare a memoria, diventa una difficoltà 5, da cui però scali il fatto che Fake riesce a farti la mappa degli ambienti, e quindi arrivi ad un 4. Avevo fatto comunque un critico prima. Mi hai detto che mi davi un asset, sì, per il critico di prima. Esatto. Magari ce l'ho ancora fresco in memoria. Esatto. Quindi scendi a 3. Se vuoi attaccarci qualcos'altro. Il mio orientamento fondamentalmente. Ok, 2. Ok. Dunque diventa un 2. E lo tiro così, allora. Semplicemente un 2. Ok. Passato, ho fatto un 13. Perfetto. Ricominciate a camminare in questi lugubri ambienti, e quando a un certo punto vedete in lontananza, lungo il corridoio, non siete ancora arrivati alla destinazione che vi siete imposti, una debole luce fluttuare a metà del corridoio. Non mi fido, sto fermo, mi nascondo, cioè semplicemente sto nelle ombre. Non so se devo fare un tiro e lascio andare avanti gli altri per vedere cos'è. Gli altri cosa fanno? Mi approccio con un movimento tattico. Ok, quindi tipo spalle al primo spigolo che trovi e tieni copertura e sbirci dal bordo, giusto? Esatto. È Fake, nel momento in cui vede che i suoi due alleati sono spariti, penso che troverò un riparo anch'io. Ok, fatemi tutti quanti allora un tiro di furtività. Ok, mi dai l'asset, che sono comunque nel buio. Sì, tu sei assolutamente nel buio. Io invece no, mi sono preso proprio l'angolo, perché io ho pensato alla copertura, non ho pensato a star nascosto. Beh dai, avrai l'asset di copertura. E infatti Janos urla, tutti sotto copertura! Si schianta con la schiena metallica addosso alla struttura, facendo anche sdong!
aspetta, urla, nascondetevi! Esatto. Comunque ci metto un effort e o stealth e sono nel buio, dunque posso di tre se mi permetti. Sì, beh, ma guarda, tu a confronto non esisti rispetto agli altri due, perché Fake prende e infila la testa. Guarda, io ho la sensazione di essermi nascosto dietro a Janos. Vediamo perché ancora non tira. Ok, ho fatto un 15 e sposto di 3, dunque fondamentalmente mi nascondo come 8. Ok, tu non esisti in pratica lì. Diventi parte del muro, tipo. E soprattutto considera che ti nascondi talmente bene che neanche i tuoi compagni sanno dove sei. Dov'è Oden? Va bene così. Come dov'è Oden? Avete noi. Ok, la luce che vedete comincia ad avvicinarsi a voi fluttuando e placidamente si ferma un paio di metri da voi. Vedete questo parallelepipedo di un qualche tipo di materiale trasparente e colorato in strani modi rotolare nell'aria e fermarsi, diciamo, a sì, appunto, pochi metri da voi e rimanere lì senza fare altro tranne che fluttuare e diciamo osservarvi, se non fosse che non ha occhi, non ha espressione, non ha direzione. È un parallelepipedo? È un dodecaedro per la precisione. Ok, ha numeri su ogni faccia? No. Meno male. Era una buona domanda. Fatemi un tiro di percezione, voi che lo vedete. Ok. No, in realtà lo vedete tutti, perché anche Oden da copertura può vederlo. Guardo dal nascosto e niente, io sto sistemando Verino, non è che ci abbia tanto tempo. Allora, Fake fa un 14, batte una difficoltà 4, batte una difficoltà 3. Ti chiedo, dimmi, Antonio, è possibile che questo dodecaedro che si muove a mezz'aria sia tipo, che so, un lontano cugino del Glow Globe che mi sto portando dietro e sta fluttuando di fianco a me, di cui mi sono totalmente scordato? Ehi! No, assolutamente no. E vedi che il su una di queste facce, per un attimo riesci a vedere attraverso la luce che questo emette tutto intorno, vedi il simbolo che hai già visto al villaggio e che era su tutti quanti gli abitanti del villaggio, il simbolo di quello della divinità il Mani. Ok, quindi quindi questo non è un parallelepipedo incazzoso, cioè nel senso, comunque non ha non sembra ostile. Dimmi tu, resta lì a qualche metro da voi e rotola nell'aria illuminandola. Beh, se vuoi che ti dico io, ti dico assolutamente non è ostile e in più si offre di farci fare un tour guidato di tutta la struttura. Qui? No, cioè, ti dico, probabilmente Fake se lo trova, sai, tipo, a un palmo dalla faccia, perché effettivamente Fake ha questo Glow Globe che sta fluttuando di fianco a lui e sai, magari tipo lo copre all'ultimo momento sotto, sai, sotto la sua giacca praticamente, perché se n'era totalmente scordato. E può essere uno dei motivi per cui lui ha fallito praticamente il tiro di furtività. E Janos pure, visto che era nello stesso cono di luce, quindi c'è una certa logica. E basta, no, questa struttura sta ferma, diciamo, lì, come in attesa. Sai, agli altri, a Janos e a quella statua a forma di Oden che stranamente c'è nel corridoio, dico, non sembra ostile, porta il simbolo di Ilmani, nessuno di Ilmani è stato ostile, quindi non lo sarà neanche lui, no? Ok, abbasso leggermente il fucile. Ma sono nel buio. Un Fake abbozza un salve, buon parallelepipedo. Dove cai, vero, per essere preciso? La risata dal buio. E tasto la sua reazione.
La sua reazione è quella di continuare a rotolare nell'aria alla stessa distanza di prima e con la stessa identica velocità di prima. Ok. Sai del tipo fake che immagino fosse rannicchiato dietro questo questione che già una scusa, sai, tipo si alza lentamente e sai, cerca di svicolarsi e andare oltre e lasciarlo lì. Mm-hmm. Sai, per vedere se lo insegue. Quando ti fai avanti, diciamo, per camminare lungo il corridoio, vedi che semplicemente questo oggetto si sposta per lasciarti passare e quindi si alza leggermente nel suo fluttuare, si sposta verso un angolo del corridoio e quando poi tu ti sposti avanti, si sposta leggermente verso di te. Senti, faccio qualche passo indietro per vedere se mi segue. No, non è che ti segue in realtà, perché fino a che se Giannos resta comunque immobile, lui non si allontana troppo. Sembra essere a una via di mezzo tra te, tenere una via di mezzo tra te e Giannos come posizione. Ok, io sono partendo dal puntato, provo ad avvicinarmi verso Fake. Ok, adesso lui si sposta con più convinzione, nel senso che sembra effettivamente starvi vicino. Se ne esce ovviamente con una sua teoria ultrascientifica e dice: penso sia una luce di servizio. Ok, e forse hai anche ragione, non che sia un guardiano, però vabbè, Oden si fa notare a voi idealmente, come in quella maniera molto antisgamo degli Andar, e vi tira una briciola di fungo o qualche cosa del genere e rimane nascosto e vi segue a una certa distanza. E il problema è che devi essere tu la guida, perché sei tu quello che sa dove andare. Allora mi faccio, cioè è l'unico passaggio quello dove sono loro? No, è semplicemente che diciamo era per dire che tu non puoi seguire loro, tu devi stare davanti a loro. Sì, allora vado davanti, comunque rimango nel buio, faccio un grosso giro, nel senso non entro nel cono illuminatore di questo coso. Uh-huh. E cominci a fare strada. Ciccio di funghetti in posti ovvi, ok? Ok, no, ma nel frattempo poi dopo un altro quarto d'ora di cammino i funghi e le strane muffe ve le siete lasciate alle spalle. Me ne faccio una scorta così in tasca e li lascio giù così che possono seguirmi, va bene? Mm-hmm. Cioè voglio stare nascosto così, sai, magari abbiamo un vantaggio, chi lo sa. Ok. Vado avanti. Attraversate una serie infinita di stanze, alcune piene di assurdi macchinari e della dimensione di palazzi, stanze ancora più grandi delle dimensioni di piazze in cui questi macchinari sono contenuti ed altre invece molto più modeste nelle quali dovete quasi abbassare la testa per poter passare. Una delle stanze più interessanti che attraversate è una stanza in cui tutte quante le pareti riportano delle mappe, diciamo simili a quelle che vestono gli abitanti del villaggio, e sono proiettate ovunque, pavimento, pareti, soffitto, e sono esattamente uguali a quelle che diciamo gli abitanti hanno su di loro, e come quelle cambiano in tempo reale. Vedete le nuvole muoversi sul paesaggio, vedete l'acqua muoversi sugli oceani e via così. State abbandonando questa sala mentre nel frattempo questo oggetto luminoso, che non vi ho detto le dimensioni, ma è grande all'incirca una quarantina di centimetri, quindi non è piccolissimo, vi segue silenziosamente, sempre rispettosamente, a un paio di metri di distanza, a volte precedendovi, a volte seguendovi, quando sentite un urlo, evidentemente umano nella fonetica, a provenire poco distante da voi, un urlo di sorpresa e dolore. Oddio, non sono io.